Oggi, banalmente, perché credo che la salute e la dignità umana siano un diritto fondamentale. Stasera, oggi pomeriggio, sono qua in Piazza Castello per rimarcare il fatto che non siamo contro il lockdown come misura sanitaria, infatti lo riteniamo assolutamente necessario per proteggerci collettivamente dal virus, per garantirci collettivamente cura e salute, ma questo non basta perché in tutti questi mesi non sono state fatte da parte dello Stato e delle regioni, non sono stati costruite delle strutture, non sono stati rifinanziati gli ospedali, non sono stati bloccati i centri del lavoro che sono i grandi focolai di contagio, come le industrie, come gli allevamenti intensivi, come i poli della logistica. Anzi, è stato visto come durante questa pandemia i grandi ricchi si sono arricchiti ancora di più, con incrementi del 27% addirittura su patrimoni miliardari, e invece sono scese sotto la soglia di povertà un'altissima quantità di persone solo in Italia, ma questo succede in tutto il mondo. Questa cosa per noi è inconcepibile. È il momento in cui, ovviamente, con delle misure sanitarie precautive come la mascherina, come lavarci le mani, come stare a distanza, però dobbiamo assolutamente far sentire la nostra voce, dobbiamo pretendere che i 290 miliardi del Recovery Fund che l'Unione Europea ha dato all'Italia per affrontare la crisi da coronavirus siano effettivamente investiti per affrontare questa crisi, che è una crisi sanitaria, che è una crisi sistemica, che è una crisi economica. Quindi che siano garantite reddito a tutte le persone, che le persone possano stare a casa dal lavoro senza morire di fame o non riuscire a pagare affitti, bollette, tasse, e che siano dati anche alla sanità pubblica, gratuita, accessibile a tutte e tutti, che siano riaperti i presidi sanitari territoriali, e che sia garantito a tutte e tutti la possibilità di fare tamponi e nel momento in cui ci saranno vaccini, vaccini a tutte e tutti. Ovviamente non imponendolo dall'alto, ma che comunque sia garantita la possibilità di curarsi e di sostentarsi da un punto di vista anche economico, che siano bloccati quindi gli sfratti e le utenze per quelle fasce della popolazione che non se le possono permettere. Se prima le persone appendevano striscioni dal balcone con gli arcobaleni dicendo che andrà tutto bene, adesso le persone iniziano a scendere in piazza e qualcuno si sta svegliando. E crediamo che questa cosa qua sia positiva e sia un passo avanti. Anche se è una fase difficile, non dobbiamo abbandonare la fiducia che abbiamo nella collettività, la fiducia che abbiamo nell'organizzarsi. Io sono qua in piazza perché ho un bar, tavola calda, e non se ne può più di questa storia e sono qua per dare il mio contributo. Siamo qua in piazza oggi per rivendicare un sistema sanitario nazionale totalmente pubblico, smettendo con le privatizzazioni. Siamo qua per rivendicare una tassazione progressiva sulle patrimoniali, sui super ricchi, che paghino loro i costi di questa crisi sanitaria e sistemica. E siamo qua per rivendicare un concetto di salute che sia globale, che tenga insieme anche elementi relazionali, sociali, materiali e psichici, oltre alla mera salute psichica. Sono qui perché in realtà sono molto preoccupata di come stanno gestendo la situazione adesso. E col nuovo DPCM vedo che non c'è assolutamente nessuna intenzione di investire nella sanità e sembra che l'unica soluzione che vogliono porci sia quella di fare dei periodici lockdown. E insomma, questi mesi, a parte la retorica di dire avevano tempo per pensare a altre soluzioni, cioè, vedo che, cioè, si vede che stanno aumentando le disuguaglianze tra, insomma, tra i più privilegiati e i non. E credo che si stia creando un po' una bomba sociale a cui dovremo poi porre una pezza probabilmente. In questi anni la riduzione dei posti letto in 17 anni è stata del 30%, il 30% di posti letto in meno, mentre si ingrassano la sanità privata, mentre si ingrassano quelli che lucrano sulle nostre vite. Quella che c'è stata non è stata un caso, non c'è caso quando le nostre vite non valgono, quando le nostre vite sono vuote a perdere. E lo abbiamo imparato in questi anni, giorno dopo giorno. La pandemia non fa che accendere una luce vivida sulla situazione che i poveri,
in ogni dove del mondo vivono quotidianamente, perché le vite di quelli che muoiono in mare sono vuoti a perdere. Siamo qua perché con le nuove norme del governo che decretano il fatto che il Piemonte sia una zona rossa, poiché il sistema di tracciamento e il numero dei contagi è diventato ormai completamente incontrollato all'interno della regione, e questo è responsabilità di come è stata gestita la crisi pandemica negli anni scorsi, tagliando alla sanità, per esempio chiudendo diversi ospedali, tra cui il Maria Adelaide in Lungodora, e oltre a questo non investendo sulla salute, ma investendo in follie che parlavano di ripartenza, di fondi a pioggia agli imprenditori, e senza occuparsi minimamente della salute e del lavoro delle persone. Oggi la situazione è diventata completamente insostenibile, nel senso che un nuovo lockdown, che per noi non è assolutamente negativo, perché se serve a mandare a tutelare la salute delle persone è giusto che ci sia, ci trova però davanti a una situazione economicamente e socialmente completamente insostenibile. Quindi quello che vogliamo dire è che le nuove chiusure sono giuste, ma vanno finanziate con un reddito incondizionato per tutte e tutte, e quando ci dicono che i fondi non ci sono, la risposta è abbastanza chiara ed è all'interno di tutti questi striscioni, ed è che a questo giro devono pagare i ricchi, devono pagare le grandi multinazionali, e serve immediatamente a fare una patrimoniale sui grandi patrimoni, che vincoli dei soldi per pagare i soldi gli stipendi e il reddito di chi in questo momento è rimasto a casa senza uno stipendio e senza un futuro. Perché questa pandemia è l'ennesimo strumento per i pochi per guadagnare, cioè per le multinazionali e le banche. Siamo arrivati da 30 anni e più di tagli alla scuola, alla sanità, e chi paga questa pandemia sono sempre i soliti noti, i poveri, la gente che non lavora, i pensionati, la gente che fa fatica ad arrivare a fine mese. Paghiamo sempre i soliti, è ora anche di dire basta, insomma. Pagassero chi sta guadagnando da questa pandemia e non la gente che lavora, che sopravvive, cerca di sopravvivere.